Charlie e l'itinerario. Un giorno Charlie venne a sapere che sull'isola di Sogor arrivavano dei curischi. Così ebbe un'idea. Organizzerò un itinerario cucco per loro. In questo modo conosceranno meglio l'isola di Sogor. E cucco questo grazie a me. A Charlie questa sembrava proprio un'ottima idea. Quindi andò subito a prendere una piccola carrozza e la portò alla stazione di Wellsworth. Lì c'era pallone gonfiato insieme ai curischi. Signore, disse Charlie, ho pensato di organizzare un itinerario per questi curischi. Ottima idea, disse pallone gonfiato. I passeggeri non vedono l'ora di salire. Infatti è proprio quello che avevamo intenzione di fare, dissero i curischi. Così salirono tutti a bordo. Pronti, partenza, via, disse Charlie, e partì. Lungo la strada passò vicino a una stazione italiana che alcuni colleghi italiani di pallone gonfiato avevano costruito insieme a lui. Passarono vicino al deposito e anche vicino all'antica scacqua di una vecchia locomotiva. Poi passarono anche vicino alla vecchia miniera. E poi entrarono anche dentro la miniera. Fischiò Charlie. E finalmente uscirono. Poi a un tratto Charlie vide dei binari coperti dalla vegetazione. Erano così coperti dalla vegetazione che nessuna locomotiva ci poteva passare. Lungo una sosta incontrò Thomas. Ciao Charlie, disse Thomas, che cosa ci fai qui? Organizzato un itinerario per questi curischi, spiegò Charlie. Bello! Ma che cos'è esattamente un itinerario? Chiese Thomas. Se avresti aspettato che l'avrei spiegato subito, disse Charlie. Poi spiegò. Un itinerario è una gita curischica. Ah, disse Thomas. Quindi tu hai pensato di organizzare una gita curischica per questi curischi? Beh, mi sembra un'ottima idea. E poi i curischi vengono qua a Sogor apposta per questo, proprio per fare le gite curischiche. È ovvio, disse Charlie. E poi seguì la sua corsa. Poi il treno passò sotto la galleria di Harry e anche vicino alla scacqua di un'altra vecchia locomotiva, molto conosciuta in Germania. E poi passarono anche vicino a un curioso monumento che si chiamava La Gabbia. Chiamato così perché c'era una casa intrappolata in una sfera di cristallo. E c'erano anche degli alberi quella, che però, siccome a malapena riuscivano
assorbire l'energia, cioè il calore del sole. Qua là c'erano delle lampade solari. A un certo punto Charlie arrivò alla stazione giusto in tempo. Ottimo lavoro, disse Pallone gonfiato. I corischi sono stati molto contenti e hanno imparato un sacco di cose grazie a che Charlie si sentì molto fiero e importante, ma non pensava di fare l'arrogante con Cookie. Era molto felice perché non c'era stata nessuna locomotiva prima di lui ad avere l'idea di organizzare un itinerario. E così tutti vissero felici e contenti, e soprattutto Charlie, che era stata la prima locomotiva ad aver organizzato un itinerario tutta da sola. Fine.